Alessandro Di Battista, Movimento 5 Stelle, oggi il Presidente del Consiglio ha illustrato quanto il governo italiano porterà in sede europea rispetto al grande problema della Brexit. Lei nel suo intervento ha fatto un lungo elenco di tutti gli errori di questo governo. Rispetto alla questione della Brexit, cosa pensate si debba fare subito, nell'immediato? Io penso agli interessi del popolo italiano. Lì hanno scelto appunto i cittadini della Gran Bretagna, hanno scelto e vedremo loro quale sarà. Tra l'altro, nessuno conosce bene la questione, nessuno sa bene come dal punto di vista tecnico ci sarà l'uscita dall'Unione Europea. Ma insomma, io oggi ho ascoltato il Presidente del Consiglio, non ha detto niente, infatti non ha neanche ricevuto un applauso della sua maggioranza, non è riuscito a dire nulla. Io non ho mai sentito, già lui di solito spesso fa interventi vuoti, quello di oggi è stato un vuoto cosmico. Il Presidente del Consiglio ha detto: ci vuole più Europa, l'Europa è casa nostra, il referendum si rispetta e non deve essere l'Europa delle banche. Lui che approva regolarmente misure a favore delle banche, mai una misura a favore dei pensionati minimi, degli studenti che escono all'università e non hanno lavoro, dei cinquantenni che perdono lavoro e si ammazzano. Nulla. Però invece 8 provvedimenti quando sto in Parlamento a favore delle banche e costui si permette di prendere in giro gli italiani dicendo che questa Europa non deve essere l'Europa delle banche. Questi hanno tradito lo spirito dei padri fondatori dell'Europa. Quindi non siete voi ad essere contro questa Europa. Ma questa è l'ennesima balla, che insomma un tempo noi eravamo quelli contro la democrazia. Perché intendiamo candidare cittadini scelti dai nostri iscritti attraverso la rete, candidiamo incensurati, non prendiamo un euro di rimborsi elettorali. Poi siamo diventati il voto, della rabbia. Ora pure questa balla è caduta perché abbiamo preso il 67% a Roma, non credo che il 67% dei cittadini che ci hanno votato siano pericolosi, rabbiosi, semplicemente persone che vogliono cambiare. Pure questa roba dell'euroscetticismo è una balla. Noi abbiamo proposto il referendum sull'euro perché se qualcuno pensa che moneta unica e concetto di Europa, di valori europei, siano la stessa cosa, sono loro che sono contro l'Europa. Noi vogliamo stare come in Europa, però vogliamo chiedere ai cittadini un parere rispetto alla permanenza in una moneta unica. La mia opinione da sempre è che l'euro non sia una moneta, ma un sistema di governo e che essenzialmente stia togliendo delle politiche, delle possibilità, delle armi politiche, come delle leve fiscali, valutarie e monetarie agli stati sovrani, cioè sia una cessione di sovranità che non si può permettere l'Italia. Però questa è la mia opinione, si deve esprimere il popolo italiano con un referendum consultivo, che è questa la nostra proposta. Per quanto riguarda l'Europa, sono loro che l'hanno tradita. Cioè, lo spirito dei padri fondatori dell'Europa, noi ci troviamo dentro, la solidarietà, l'unione, la pace, il fatto che se un paese ha dei problemi, per esempio l'Italia con l'immigrazione, gli altri ti sostengono, il fatto che se un paese ha dei problemi economici in una fase drammatica come la Grecia, gli altri ti sostengono, invece l'hanno abbandonata quando si poteva salvare con un piccolissimo intervento. Questo è lo spirito europeo. Sono loro che si sono convertiti sulla via appunto della JP Morgan, come in Italia sono convertiti sulla via di Verdini. Io credo questo, per cui basta con questa storia dell'euroscetticismo. A noi vogliamo assolutamente stare in Europa, ma certamente se l'Europa è quella di Renzi, della Merkel, delle banche, della BCE e del tradimento costante della sovranità popolare, questa non è Europa, appunto, è la loro creazione da tecnocrati veramente da strapazzo. E quindi il progetto degli Stati Uniti d'Europa, voi come lo valutate? Ma innanzitutto bisogna capire il progetto, chi lo fa, come è, cioè, ma chi è il promotore del progetto degli Stati Uniti d'Europa? Le banche? La BCE, Draghi, chi propone questo? Gente non eletta da nessuno, Juncker, chi ci sta dietro questi progetti? E poi che c'è scritto in questi progetti? Io sento, sono 3 anni che sento solo belle parole. No all'Europa dell'austerità, sì all'Europa della crescita. Quindi Renzi è andato a chiedere diciamo, libertà di manovra per instaurare un reddito di cittadinanza in Italia o per sostenere la piccola e media impresa o per permettere a 10 milioni di cittadini che non si riescono a curare di curarsi o per dirgli che la riforma Fornero è una schifezza imposta appunto dall'Europa, dalle banche europee e portata avanti dal loro esecutore materiale che si chiama Mario Monti. Gli è andato a dire questa roba? No. Allora, se non succede questo, il resto è tutta chiacchiera. È il Presidente del Consiglio che ormai non sa più che dire, oggi non è riuscito a dire nulla e che rimane solo perché viene pure abbandonato da coloro che ce l'hanno piazzato lì. Il referendum di ottobre. Il referendum su ottobre io non lo legherò mai alla persona del Presidente Renzi. È avvilente collegare il presidente Renzi ad una lotta che va fatta a sostegno e a difesa della Costituzione. È lui che l'ha voluto personalizzare, ora forse se ne è pentito. Noi non lo personalizzeremo mai. Io voglio dire ai cittadini che le leggi vanno viste nella loro unione, non si possono vedere separate alle volte.
quindi come se fossero dei composti chimici che magari separati hanno un valore, ma messi assieme possono generare un'esplosione. Ecco, l'Italicum con queste riforme costituzionali messe assieme genera una pericolosa deriva accentratrice del potere in Italia, cioè che il potere verrà assegnato di fatto esclusivamente al Presidente del Consiglio, senza aver poi pensato a dei pesi e dei contrappesi istituzionali che ne possano limitare l'azione. Questo è pericoloso a prescindere da chi sarà il Presidente del Consiglio, perché un domani potrà essere un Presidente straordinario, ma magari il giorno dopo potrebbe essere un Presidente pessimo, e se un Presidente pessimo avrà il potere di nominare il Presidente della Repubblica, i vertici della RAI, alcuni giudici della Corte Costituzionale e del CSM, il Consiglio Supremo della Magistratura, è di fatto una deriva dittatoriale autoritaria appunto della nostra nazione, che è pur sempre una Repubblica parlamentare. Lei ha fatto menzione dell'Italicum. Secondo alcune previsioni Renzi potrebbe tornare sui suoi passi, comunque sempre dopo il pronunciamento della Consulta. Ah, non lo so questo, sono loro che litigano esclusivamente sulle leggi elettorali, sui premi di maggioranza. Questi si sono staccati dalla realtà, parlano solo della politica che parla politica e parla della politica. Io ero in piazza l'altro giorno a Taranto, mi hanno fermato tante persone, problemi di ILVA, di tumori, di disoccupazione, di giovani che fuggono, di carenze sanitarie. A me nessuno mi ha detto: oh, mi raccomando, è adesso la soglia di sbarramento. Questo è una questione tutta interna al Partito Democratico. La nostra posizione è sempre la stessa: abbiamo una legge elettorale e non è stata neanche presa in considerazione. L'Italicum è osceno perché produce un Parlamento di nuovo per il 70% di nominati. Qualcuno dice che convenga al Movimento 5 Stelle. Io sono fiero e orgoglioso di dire che, nonostante qualcuno, poi io neanche sono d'accordo, qualora addirittura ci convenisse questa legge, noi la contrastiamo, e questo è un orgoglio per me, perché significa che andiamo contro le cose sbagliate a prescindere da chi possa, diciamo, favorire. Quindi, se dovesse riaprirsi la vicenda Italia, con voi ripresentate la vostra proposta? La nostra legge e le nostre proposte sono sempre depositate in Parlamento. Noi pensiamo che sia opportuno per i cittadini tornare al diritto di esprimere una preferenza, perché costoro pensano che democrazia sia soltanto mettere una X su un simbolo, su una cozzaglia di simboli una volta ogni 5 anni, senza neanche far scrivere un nome su una scheda. Questa non è democrazia. Cioè, questo è veramente un paese fatto al contrario, anche se è visto oggi sul Brexit. Cioè, giudicano addirittura il fatto che sia stato fatto un referendum, cioè per costoro democrazia c'è solo quando il parere dei cittadini che votano coincide con le loro opinioni e con i loro interessi. Se invece non coincide, non è democrazia, è populismo. Sono fantastici. Ma lei, è vero che rinuncia alla sua immunità parlamentare? Perché oggi il Premier Renzi, sì, gliel'abbiamo chiesto e ha detto: beh, mi sembra una buona notizia. Ma io non ho ricevuto nessuna querela, Presidente del Consiglio. Querelasse, io non ho nulla da temere, insomma, sono medaglie al valore. Se il Presidente del Consiglio delle banche, che è un personaggio che ha rottamato veramente la dignità, la moralità e il senso di pudore in questo paese, mi querelasse, insomma, mi porterebbe grandi consensi una querela da parte di Renzi. Quindi avanti. Ringraziamo Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle.